Grazie Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo. La Lega è orgogliosa di questa manovra di sviluppo e equità che non lascia indietro nessuno. Come promesso supereremo la Fornero e introdurremo quota 100. Abbiamo messo tante risorse per sanità e quasi 600 milioni di risorse aggiuntive per il sociale. Tante misure per scuola, università e ricerca e il fondo di 525 milioni per 3 anni per ristorare i risparmiatori truffati. Per le imprese, di cui la Lega ha profonda cultura, abbiamo raddoppiato la deducibilità dell'IMU dei capannoni, abbiamo esteso il regime forfettario, stiamo parlando di 1,5 milioni di partite IVA che con ricavi inferiori ai 65 mila euro pagheranno una tassa del 15%. Introdotta la cedolare secca al 21% per l'affitto dei negozi. Abbiamo diminuito l'IRES dal 24 al 15% per gli utili reinvestiti o per chi assume personale. Tagliato del 30% i contributi INAIL. E per le plastiche e bioplastiche monouso, e ne parlerà poi il collega Briziarelli, grazie a una norma introdotta dalla Lega, vengono salvati un comparto di decine di imprese italiane, 3.000 dipendenti, con un fatturato di oltre 1 miliardo che rischiava di chiudere. E sulla Bolkestein la proroga per 15 anni delle concessioni balneari. Sul terremoto del centro Italia, prorogato lo stato di emergenza, prorogato per 2 anni i 700 tecnici che operano presso i comuni del cratere e degli uffici della ricostruzione che si occupano delle pratiche della ricostruzione privata. Non solo, per loro la proroga alla dignità, la deroga al dignità che evita che molti con esperienza vengano lasciati a casa. Sarebbe stata una follia a privarsi il buon senso. Inoltre, introdotti spazi finanziari per i comuni che potranno così utilizzare gli avanzi di amministrazione per fare investimenti necessari alla ricostruzione. Su busta paga pesante, la proroga della decorrenza della restituzione delle rate e aumento di queste da 60 a 120. Sui fabbricati inagibili o distrutti, non solo la proroga dell'esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF, ma anche l'esclusione del reddito ai fini del calcolo ISE. E per gli esercizi commerciali del cratere, proroga dell'esenzione dell'imposta dell'insegna e occupazione suolo pubblico. Insomma, dopo le tante importanti misure nel decreto 55 e in quello Genova, ora anche in questa legge di bilancio tante nuove misure a conferma che questo governo e la Lega hanno a cuore le comunità terremotate alle quali non mancherà mai l'azione di sostegno. Ci siamo occupati anche di prorogare la vita utile degli impianti di risalita dei comuni di Abruzzo e delle Marche, salvando per loro la stagione sciistica. È o no un buon senso questo? E sul terremoto e l'ambiente, 2,6 miliardi in 3 anni per i territori in stato di emergenza, la proroga per 3 anni dell'ecobonus e del sisma bonus, mai successo. E sull'endo west, l'economia circolare, l'emendamento citato dal collega Ferrazzi del Partito Democratico è stato fatto saltare. Meglio nulla ora che una norma dannosa che avrebbe fatto saltare il ciclo di quei rifiuti che tornano prodotti e che aveva allarmato non solo le imprese ma anche le associazioni ambientaliste. Per gli enti locali tanti migliori per investimenti ai comuni e 250 milioni per le manutenzioni di strade e scuole alle province umiliate dal governo Renzi nel 2014. Mi avvio alle conclusioni. In questa manovra sì, ci sono i saldi concordati con Bruxelles, ma soprattutto le misure attese dagli italiani che stanno a larga maggioranza sostenendo questo governo. C'è tanto che si aggiunge a quanto fatto in questi 7 mesi. Come non citare le azioni fatte dal ministro dell'Interno Salvini per garantire più sicurezza agli italiani e una gestione seria dell'immigrazione, che non solo ha bloccato gli sbarchi, ma ha fatto conseguire enormi risparmi dall'accoglienza, che consentono ora di assumere 6.150 agenti
tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria e nei prossimi 2 anni 1.500 vigili del fuoco, vigili anche quelli volontari per i quali sono state inserite tutele e misure. La invito a concludere, senatore. Non sono passati 5 minuti, Presidente. No, sono 30 secondi ancora. Sono passati, ma io le davo un tempo aggiuntivo, prego. Le minoranze ci incolpano di aver fatto un atto ostile contro il Paese. Qualche collega dell'opposizione ci ha accusato di non avere senso delle istituzioni. Siete ridicoli. E benedetto da chi ha sostenuto un governo, il Renzi, che nel 2014, per spuntare dalla UE uno 0, di flessibilità, ha svenduto il Paese rischiando di trasformarlo in un campo profughi, firmando il piano operativo Triton, tenuto nascosto per 3 anni al Parlamento, che allora sì è stato esautorato. Non accettiamo lezioni, non le accettiamo proprio.